Dragon Ball FighterZ è ormai disponibile da qualche settimana e oh mio Dio che gran gioco che è! Finalmente un picchiaduro 2D tecnico, divertente, spettacolare e che rende giustizia all'anime e al manga di Akira Toriyama. Il cast dei personaggi si basa principalmente su Dragon Ball Z e ci infila dentro qualche comparsata dal recente Dragon Ball Super. C'è Beerus, c'è Hit, c'è Goku Black e ci sono Goku e Vegeta in versione Super Saiyan Blue. E ci sta, visto che Super è la serie del momento, ha senso che anime e videogioco facciano un po' di promozione intrecciata. Però quello che mi è dispiaciuto di più è vedere come nel roster di Dragon Ball FighterZ manchi qualsiasi personaggio tratto da Dragon Ball GT. Fin da quando uscì nel 1996, Dragon Ball GT è sempre stato considerato dai fan come la pecora nera della serie. Però oggi più guardo Dragon Ball Super e più mi chiedo, ma siamo davvero sicuri che Dragon Ball GT sia così brutto come ce lo ricordiamo? Sì, faceva cagare. Quella Z alla fine di Dragon Ball FighterZ lascerebbe pensare che ci debbano essere soltanto gli eroi e i cattivi di Dragon Ball Z, però come abbiamo detto sono già presenti anche i personaggi di Dragon Ball Super, quindi questa ipotesi la scartiamo subito. La spiegazione con cui molti provano a giustificare l'assenza dei personaggi di Dragon Ball GT in Dragon Ball FighterZ è invece questa. Dragon Ball FighterZ include solo personaggi ritenuti canonici e Dragon Ball GT non è considerato canonico, specialmente dopo l'arrivo di Dragon Ball Super. In realtà non è esattamente vero. Sappiamo che il primo DLC di Dragon Ball FighterZ includerà come personaggio aggiuntivo Broly, che finora è considerato non appartenente al canone ufficiale, visto che figurava solo nei film Dragon Ball il Super Saiyan della leggenda e Dragon Ball Sfida alla leggenda, apparsi rispettivamente nel 1993 e nel 1994. Inoltre verrà aggiunto Bardock, il padre di Goku. Bardock è un personaggio considerato canonico, visto che appare nella serie principale, però in FighterZ potrà trasformarsi anche in Super Saiyan. Ecco, abbiamo visto Bardock diventare Super Saiyan solo nell'anime Dragon Ball Episode of Bardock, che è uno spin-off supervisionato da Nao Oishi e considerato non canonico da buona parte della community. Quindi dal momento che in Dragon Ball FighterZ arriveranno personaggi non canonici come Broly o Bardock Super Saiyan, non c'è più motivo per escludere quelli di Dragon Ball GT. Ho rivisto Dragon Ball GT prima di realizzare questo video e sono ancora più convinto che, sebbene ci siano molte cose riuscite male, tipo un inizio noiosissimo e alcuni personaggi senza né capo né coda, ci sono certi momenti che meritano il giusto riconoscimento nella storia di Dragon Ball. L'arco narrativo di Baby e quello dei draghi malvagi restano, secondo me, tra le storie più riuscite e originali di tutta la saga, mentre allo stato attuale Dragon Ball Super non ha ancora proposto un nemico all'altezza di Baby né una trasformazione che sembri davvero originale come quella di Super Saiyan di quarto livello. Perché ho Goku Super Saiyan God, Blue e Instinct, tutte le trasformazioni viste in Super sono solo delle variazioni di colore, belle per carità, però non le definirei molto originali. E questo si riflette anche sulla varietà dei personaggi di Dragon Ball FighterZ. Se guardiamo l'attuale roster dei combattenti di FighterZ, vediamo che c'è Goku Super Saiyan, Zamasu in versione Goku Black, c'è Goku Super Saiyan Blue e presto arriverà anche Bardock che, vabbè, ci siamo capiti, 4 slot per una variazione dello stesso design. Forse sono solo io, ma personalmente avrei preferito che 2 di questi slot venissero dati a personaggi come Omega Shenron o Gogeta Super Saiyan 4. Ma anche Muten e Mr. Satan, giusto per ridere. Che Dragon Ball GT sia canonico oppure no, una cosa è certa. Toei, Bandai Namco, ma anche lo stesso Toriyama in persona non hanno mai ufficialmente disconosciuto la storia e i personaggi di Dragon Ball GT. E infatti in altri videogiochi come Dragon Ball Xenoverse è possibile sbloccare diversi personaggi tratti dall'anime come Goku Super Saiyan 4 oppure Omega Shenron. Addirittura alcuni videogiochi se ne fregano completamente di cosa è canonico e cosa no, per spingere sul fanservice più estremo. Al lato esattamente opposto rispetto a Dragon Ball FighterZ c'è per esempio Dragon Ball Heroes, che è un gioco in cui si vedono cose tipo Bardock Super Saiyan 3 o Super 17 che è diventato biondo dopo aver assorbito C18. Ricordiamo che la distinzione tra quello che è canonico e quello che non lo è nasce proprio dal fandom di Dragon Ball. L'idea degli appassionati è che, se non è scritto da Akira Toriyama, allora non è canonico. Una distinzione pratica, però allo stesso tempo è discutibile. Dopotutto non solo Toriyama ha dato degli input molto importanti per le premesse narrative di Dragon Ball GT, infilando la serie in una strana zona grigia, però allo stesso tempo sarebbe come dire che tutte le nuove storie di Star Wars non sono più canoniche perché ormai non ci lavora più George Lucas. In questo totale caos una soluzione ci sarebbe. Dragon Ball Z aveva introdotto l'idea delle linee temporali alternative, mentre in Super abbiamo visto che esistono universi differenti.
A me non dispiace pensare che qualsiasi storia non canonica, oppure contraddittoria, faccia in realtà parte di una linea temporale diversa o appartenga a un altro universo, godendomi così tutti i nuovi manga, giochi e anime che vengono prodotti, senza starmi troppo a preoccupare di quello che è autentico e quello che non lo è. Al momento non si sa ancora se i futuri DLC di Dragon Ball FighterZ includeranno anche qualche personaggio di Dragon Ball GT. A marzo uscirà però un pacchetto di canzoni aggiuntive per il gioco e tra queste c'è la sigla di apertura di Dragon Ball GT. Forse non vuol dire niente, ma intanto un pezzetto di GT arriverà in FighterZ. Ora però voglio sapere da voi, ditemi nei commenti se siete fan di Dragon Ball GT, oppure se lo avete odiato e preferite Super, oppure se vorreste i personaggi di Dragon Ball GT all'interno di Dragon Ball FighterZ. Insomma, parliamone. Intanto, come sempre, se vi è piaciuto il filmato, vi invito a farcelo sapere nei commenti e a condividerlo sui social. Noi invece ci vediamo sempre sulle pagine di multiplayer.it al prossimo filmato.